Ciao a tutti amici di Instagram, Facebook e YouTube e bentornati su Comics RDC. L'appuntamento di oggi riguarda gli arrivi in redazione dall'ufficio stampa di Panini Comics con tantissime uscite che ci sono state nel mese di maggio e anche qualcosina della prima settimana di giugno. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi sui vari canali social dove mi trovate sempre come Comics RDC. Ovviamente vi invito anche a seguire il sito comicsrdc.it dove troverete poi la maggior parte delle recensioni che vi porterò io e tutti i vari collaboratori che recensiscono alcuni di questi volumi sul sito di Comicsrdc. Bene, ora vi lascio la sigla e subito dopo vi mostro tutto quello che è arrivato. Partiamo come sempre da DC Comics e partiamo da Batman Terra 1 di Geoff Johns e Gary Frank, che torna in un nuovo formato, questo volume unico enorme al costo di 44 euro, che raccoglie i tre capitoli appunto di Batman Terra 1 che per Panini erano già usciti in tre volumi separati. Qua vediamo le tre copertine e poi erano stati raccolti anche in un cofanetto, comunque si potevano raccogliere in un cofanetto. Proprio quando uscì il cofanetto ve ne parlai, trovate qua il video recensione, quindi se volete saperne di più di Batman Terra 1 potete cliccare per andare a vedere quella recensione. Intanto vi faccio vedere comunque qualche pagina, disegni fantastici di Gary Frank. Si tratta di una riproposizione di Batman, di un'altra Terra, ovviamente di Terra 1 da parte di Geoff Johns, anche se devo dire è un Batman molto vicino a quello classico, con alcune sfumature diverse che però sono state ben riportate secondo me da Geoff Johns. Poi, come vi dicevo, disegni Gary Frank fantastici. Camelot 3000 nello stesso formato di Mike Barr e Brian Bolland. Qua andiamo su una storia degli anni 80, questa non l'avevo mai letta, quindi per me è inedita, non vedo l'ora di leggerla. Costo 35 euro, c'è cioè tutta la serie limitata in 12 capitoli di questa serie che porta Re Artù nel futuro ad affrontare insieme ai Cavalieri da Tavola Rotonda un gruppo di alieni. Vi faccio vedere appunto qualche tavola e, come vi dicevo, per me è inedita, quindi poi vi farò sapere nelle prossime settimane un po' che cosa ne penso. Mentre non è inedita per me, ma penso per tantissimi lettori, V per Vendetta di Alan Moore e David Lloyd. È arrivata in questa nuova versione DC Library per DC Black Label. Costo 36 euro, all'interno ovviamente ci sono tutti e 10 i capitoli di questa serie limitata che, come sapete, ha prodotto, ha ispirato anche un film. È uscito già per Panini Comics nel formato Absolute, adesso è uscito in questo formato diciamo un po' meno prestigioso, ma comunque un bel formato DC Library, che come avete visto comunque non costa poco, però è una storia che vi consiglio assolutamente. Se non l'avete ancora recuperata, volete solo leggerla senza pensare al tipo di edizione e tutto, questo qua è sicuramente consigliato. Se invece vi interessa anche un'edizione di pregio, l'Absolute è davvero fantastico. Però ribadisco, anche in questa versione devo dire che non è male. So che a qualcuno non piace questa costina, però in questo tipo di copertina devo dire che ci sta alla grande perché è nera e quindi sembra praticamente che non ci sia, perché come vedete poi di qua ci sarebbe solo il pezzo del cappello. Poi passiamo ai brossuratini. Di questo ve ne ho già parlato su Instagram, mi è arrivato anche da Panini. Ve ne riparlerà quindi con un punto di vista diverso dal mio il nostro Lorenzo del Teatro dell'Esuberanza. Poi, come vi dicevo, appena riuscirò, vorrei riuscire a fare un video in cui vi parlo di tutte le varie brutte giornate, di tutti gli 8 volumetti di questa saga, di questa collezione, perché secondo me è interessante parlarne. Dovrei riuscire a farlo, spero questo mese, se non il prossimo, o comunque spero appunto di riuscire a portarlo. Poi questo qua, come sapete, ve ne ho già parlato, trovate tutta la mia recensione qua sopra. Si tratta di Joker, l'uomo che ha smesso di ridere, numero 1, anche in questo caso, versione regular e variant, comunque dicevo, anche in questo caso ve ne parlerà poi Lorenzo del Teatro dell'Esuberanza, quindi avrete un altro punto di vista su questa nuova serie del Joker di Rosenberg con i disegni di Carmine e Giandomenico. Io posso dirvi che il primo numero mi è piaciuto molto e mette delle ottime basi per
per la serie. E ha un cliffhanger incredibile, anche se devo dire, come ho spiegato anche nel video, c'è stato un momento in cui ho capito che saremmo arrivati a quel punto, e diciamo che un po' anche la copertina ci inganna, cioè nel senso ci inganna, la copertina ci porta a pensare determinate cose, tutte e due le copertine, poi vedrete quando lo leggerete, o comunque se l'avete già letto avrete capito sicuramente di cosa sto parlando. Passiamo ora a casa Marvel con Miles Morales, universo Marvel di Brian Michael Bendis, Sara Pichelli e Nico Leon. Faccio vedere questo brossurato al costo di 9,90 euro, dove ci sono i capitoli dall'1 all'11 di Spider-Man del 2016 con protagonista appunto Miles Morales. Vi faccio vedere un po' quello che c'è al suo interno. Ovviamente questo è uno di quei fumetti che è uscito in queste settimane per il film Spider-Man Across the Spider-Verse, che è un film veramente meraviglioso. Ve ne ho parlato senza spoiler nella recensione che trovate qua sopra se volete cliccare. Ok, queste sono un po' di pagine al suo interno. Poi abbiamo sempre che riguarda Spider-Man India, questo sempre in occasione dell'uscita appunto di Spider-Man Across the Spider-Verse. Faccio vedere la costina, questo è un cartonato, costo 18 euro. Di questo volume ve ne parlerà sempre Lorenzo del Teatro dell'Esuberanza, che vi parlerà di un po' di questi volumi Marvel che vi sto mostrando. Disegni, devo dire, interessanti. Piacerebbe dare un'occhiata anche a me, ma poi nel caso lo farò in futuro, però sembra davvero molto molto carino a livello di disegni, davvero molto bello, eh? E ovviamente è la storia dello Spider-Man indiano che si può trovare in un'altra terra dello Spider-Verse. Poi, brossurato Gwen Stacy, indagini alla Standard High School. Faccio vedere anche qui la costina. Si tratta di un volume unico con all'interno la miniserie in due capitoli più un altro speciale. Costo 14 euro. Com'era Gwen prima di conoscere Peter Parker? Quindi vedremo un po' il passato di Gwen Stacy. Faccio vedere anche qui qualche tavola. E poi abbiamo anche X-Terminator. Questo fumetto è giocosamente trasgressivo. Faccio vedere anche la costina. Faccio vedere il retro. Miniserie di Williams. Si tratta di una miniserie di 5 capitoli che vi mostro anche qua con qualche pagina. Ma il grande arrivo per quanto riguarda Marvel è sicuramente Hulk Grand Design di Jim Rugg, edizione speciale Marvel, che non ci sta neanche tutta da farvi vedere nella videocamera. Tac, questa è la costina, questo è il retro. Guardate che bello, bellissimo, costa 24 euro. È in quel formato che abbiamo già visto per gli altri bianco e neri, con Elektra, Wolverine e tanti altri. Abbiamo qua appunto in questo volume Jim Rugg, o Jim Rugg, indipendentemente da come sia la pronuncia giusta, come sapete con i nomi sbaglio sempre. Praticamente qua scrive e disegna la biografia definitiva dell'incredibile Hulk. Come c'è scritto, appunto, questa è l'occasione perfetta per celebrare i 60 anni del gigante di giada e la lettura ideale per i fan vecchi e nuovi del personaggio. Vi faccio vedere qualche tavola al suo interno. Io l'ho già visto prima ed è veramente bello bello bello. Andate anche solo qua a prenderlo, ma adesso vedrete un po' com'è fatto. Abbiamo le cove e qua guardate che bello, bellissimo. Per gli appassionati di questi personaggi è una cosa incredibile, infatti non vedo l'ora questo di leggerlo, di guardarlo e poi di parlarvene. Chi l'ha già avuto tra le mani ha detto che è davvero un gioiellino, e quindi non vedo davvero l'ora di parlarvene. Guardate che bello, poi ve lo mostrerò sicuramente meglio, credo questo in un reel su Instagram, per mostrarvi un po' appunto tutte le varie cose che ci sono al suo interno. Passiamo ora alle cosucce Disney con I Promessi Sposi raccontati da Topolino con la prefazione degli Oblivion. Faccio vedere qua, sono quei mini cartonati molto carini che escono per Topolino. Costo 7,90 euro. Faccio vedere qualche tavola al suo interno. E poi passiamo ai volumoni invece che sono arrivati. Ne sono arrivati davvero tanti e molto belli. Come sapete, io impazzisco per le cose Disney. Abbiamo Topolino e il passaggio
Altor Korgat e altre storie di montagna. Questa è la postina. Costo 29 euro. Se avventura è ambientata ad alta quota per chi ama la montagna. Tavole innevate di Giorgio Cavazzano e Paolo Mottura. Firma la prefazione Paolo Cognetti. Vi faccio vedere qualche tavola, anche in questo caso. Guardate che belle. Vi faccio vedere anche qualche tavola più avanti. Poi, visto che ci siamo, vi faccio vedere anche il sommario, così potete vedere le storie che ci sono al suo interno. Vedo l'ora. Poi, un'altra cosa che aspettavo tantissimo è Topolino sull'Oriente Express e altre storie ispirate ai romanzi di Agatha Christie. Qua la costina, il retro, costo 27 euro. Ovviamente abbiamo delle storie ispirate a Agatha Christie, ispirate ai racconti di Agatha Christie, e una di queste è appunto quella che riguarda l'assassinio sull'Oriente Express. Vi faccio vedere anche qua il sommario delle cose che ci sono al suo interno. Poi passiamo a Topolino e le cronache del regno dei due laghi. Faccio vedere anche qui tutto. 25 euro. Storia fantasy, ideata da Tito Faraci con i disegni di Silvia Ziche. Andate qua. Questi ovviamente, come sempre, li vedrete tutti nei vari sabati Disney di Comics Nerd DC. Qua abbiamo per Thriller Collection il terzo volume delle più belle storie di Casti con Topolino e il raggio di Atlantide. Primi due volumi davvero molto belli. Qua abbiamo altre storie al costo di 15 euro. Come sapete questa è quadrimestrale, come uscite. Poi per le storie intramontabili, le serie imperdibili, abbiamo Paper Bridge, le origini di Fantomius. Primo volume. Abbiamo al suo interno queste 5 storie, costo 11,50 euro. Si tratta del nono volume che riguarda le serie imperdibili, perché come sappiamo sulla costina ritroverete l'uno, perché ogni saga ovviamente riparte con la numerazione esterna, ma la serie ovviamente prosegue con la sua numerazione. Poi chiudiamo Disney, prima di passare alle altre cose di Panini, con un Topolino extra, in questo caso versione graphic novel, con Ducktopia, una storia molto recente di Francesco Artibani, Licia Troisi e Francesco D'Ippolito, che è uscita appunto recentemente su Topolino, che arriva anche in questo formato. Io avevo letto le prime pagine e mi era piaciuta tantissimo, e ora finalmente ho l'opportunità di rileggerla. Tra l'altro a breve stanno arrivando altre cosucce che riguardano questo mondo. Costo 13,90 euro. Vi faccio vedere qualche tavola e poi passiamo a Panini Comics, che c'è lì una bella bombetta che non vedo l'ora di mostrarvi. Passiamo quindi alle altre cose di Panini Comics, prima di chiudere poi con i manga. C'è anche qui parecchia roba, e cominciamo con una delle cose che attendevo di più e che ci sarà sicuramente in una domenica tartarugosa su Comics Nerd DC, ma soprattutto ci sarà qui sul canale YouTube, perché di questo vi porterò sicuramente la recensione qua sul canale in uno dei Comics Review, perché come sapete amo tantissimo le Tartarughe Ninja, voglio portarvi i vari deluxe che stanno uscendo, però quelli li voglio anche rileggere, non ve li voglio portare così. In questo momento sto dando priorità a cose inedite come questa, perché l'ultimo Ronin per me è una storia inedita. Kevin Eastman torna con Peter Laird e anche Tom Waltz, che come sappiamo è uno dei creatori delle Tartarughe Ninja, a raccontarci una storia che è nel futuro, ambientata nel futuro, dove c'è rimasta solo una Tartaruga Ninja, che poi ovviamente nella storia scopriremo chi è. Vi faccio vedere la costina, vi faccio vedere il retro. Costo 28 euro, contiene la miniserie da 5 capitoli che, per chi non lo sa, è stata anche, diciamo, rinnovata, nel senso che ci sarà un sequel, una seconda serie. Era stata comunque creata come unica serie, però ha avuto un successo incredibile e quindi si è deciso di fare un sequel. Speriamo che sia all'altezza del primo. Devo ancora leggerlo, ma davvero chiunque l'ha letto, anche in America è piaciuto veramente tantissimo, motivo appunto per cui ci sarà un sequel, ma chi l'ha già letto anche in Italia negli scorsi mesi, che l'aveva letto in originale, o comunque chi l'ha già letto in questi giorni recuperando il volume, mi ha detto che è davvero una bomba. Io non vedo davvero l'ora di leggerlo e di parlarvene, visto il mio amore per le Tartarughe Ninja.
Poi abbiamo una cosa anche qui molto recente di Marco Nucci e Lorenzo Zaghi, La voce del terrore, questo volume che è uscito proprio per Panini Comics, costo 19 euro. Faccio vedere qualche tavola, anche di questo poi ve ne parlerò sicuramente nelle prossime settimane. Poi abbiamo questo volumone, Ouroboros, Le spire del serpente, libro del mondo di Lovebrand. Faccio vedere qua la costina, il retro, costo 50 euro. Qua all'interno ci sono tutti i dettagli di questo mondo fantasy, con le ambientazioni, la cultura, tutto quello che serve per conoscere questo mondo. Poi faccio vedere il sommario e di questo poi ve ne parlerò, vi mostrerò giusto qualcosa poi su Instagram e Facebook. Poi abbiamo il primo numero dell'integrale di Conan il Barbaro, di questo ve ne parlerà poi il buon Lorenzo del Teatro dell'Esuberanza. Guardate qua il volumetto, come sempre il costo che di questo volume è di 4,90 euro. È uscito appunto il primo numero, eccolo qua, sommario è quello che troverete al suo interno. In tanti aspettavano una cosa del genere per Conan, è finalmente arrivata. Poi abbiamo Star Wars Visions, faccio vedere anche qui qualche tavola, costo di questo 8 euro. E poi, sempre che riguarda Star Wars, abbiamo un romanzo, La dell'Alta Repubblica, quindi romanzo qua, costo 23 euro. Ovviamente vi faccio vedere qualche pagina al suo interno, ovviamente non ci sono illustrazioni. E poi abbiamo due romanzi che riguardano Assassin's Creed, con Il motore della storia, La cospirazione del Macus, e poi The Desert Trip di Jan Leisheng. Costina, retro per entrambi, costo 23 e 22 euro. Come vedete sono due romanzi. Chiudiamo con i manga, con Kei Yaku Dangerous Buddy numero 1, costo 3,99 euro, prezzo promozionale fino al 18 giugno nelle librerie aderenti all'iniziativa, perché se no, adesso vediamo qual è il costo poi dopo il 18 giugno, il costo dopo il 18 giugno sarà di 7 euro, quindi se lo volete pagare meno dovete recuperarlo entro il 18 di giugno, ovviamente nelle librerie aderenti all'iniziativa. Faccio vedere anche qui qualche tavola al suo interno. Dei manga, come sapete, ve ne parleranno sicuramente Marianna di Marianna Bookmark e Rosa di Anner Diary. Poi abbiamo Evol numero 1, faccio vedere anche qui sotto la sovracoperta, vi faccio vedere qualche tavola. E poi abbiamo Full Metal Alchemist, ventesimo anniversario, quindi abbiamo il libro del ventesimo anniversario, il volume del ventesimo anniversario. Costo 12 euro, faccio vedere anche qui qualche pagina e ovviamente la costina. Chiudiamo poi con True Beauty numero 1, faccio vedere anche qui la costina, tac. Il retro, 14,90 euro, questo si legge in modo classico, non come si leggono i manga, a colori, eccolo qua, infatti questo è della collana, tra l'altro, l'altra Planet Manga di Panini Comics, di Planet Manga, e questo era tutto quello che è arrivato in redazione. Come avete visto c'era davvero tantissima roba in questi pacchi, di qualcosa in realtà poi vi ho già parlato, come vi dicevo durante il video, nelle scorse settimane, di qualcosa vi parlerò poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e come vi dicevo e vi ricordo, non solo io ma anche tutti i vari collaboratori di Comics Nerd DC e del sito comicsnerddc.it. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se c'è qualcosa che vi stuzzica, che vi piace, e ovviamente se vi è piaciuto il video condividetelo, e non vi dimenticate, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Seguiteci poi su tutti i vari social. Bene, io vi lascio la sigla e vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!